cazzo, ragazzi. Penso se Corsi facesse un video chiamato Sdrogo. Sarebbe iconico. Iconico, dice. Iconico addirittura. Secondo voi sarebbe iconico? Ma già, ma non so se l'abbiamo mai detto, ma abbiamo fatto una tier list dei personaggi dei videogiochi. Ah sì, 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 hanno fatto una tier list dei personaggi dei videogiochi, Giammo. Cazzo, 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 dannazione. Il Festival del Cinema di Venezia, non so, il 28 agosto, cioè stasera. No, io e Tuzzo, quindi eravamo ripromessi che quest'anno abbiamo partecipato a tutti i costi. Non possiamo perdercelo. Ci sono anch'io. Ci stai volendo? Non abbiamo ancora girato il film, dannazione c***o. Abbiamo pure appena preso il pullman e gireremo proprio durante il viaggio il nostro cortometraggio. Che bello, e puoi tu presentarlo al Festival di Venezia. Se ne anticipo. Andiamo a girare questo film. Il pullman è in ritardo di 70 minuti. Il cast sarà occasionale, ovvero i passeggeri volontari e non di questo pullman. Speriamo accettino e di non dover usare la forza. C'è il bagno che non rimane chiuso e sente puzza. Madonna. Per me questo t'ammazza. Posso farmi Sì, sì, no, ce li prende e basta. Farmi vedere dalla palese. Ecco, punto. Ma che sanno schifo che puzza. Mi sono completato. Ah, hanno scocciato il bagno all'infinito. Vabbè. Okay. Ma con uno dentro. No, 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 aspetta, mi sa di sì. Perché sembrava occupato, no? Ciao! Porco! Sono la voce fuori campo che dà del contesto a questo video! Iniziamo a registrare il corto girando particolari e dettagli. Via. Oh, vabbè. Madonna, che brutte le Air Force One nere, oh, orribili. Successivamente ci mettiamo alla ricerca di comparse e attori. You guys don't give a fuck and you just kiss. Oh, Ragnar. Wow. It's fine. It's fine. Okay, okay. Passion, passion. Ma che è? Ma il nostro editor sta facendo la post-produzione. Dopo un casting molto accurato abbiamo scelto il nostro main character. Mamma mia. You know, Conor McGregor? My name is like this. No, amore. You go there and do the same thing that she was doing. Go up and then down. Go. Yeah. Oh, okay. Perfetto, il corto è venuto un capolavoro. Ve lo proietteremo più avanti in una delle serie del Festival del Cinema di Venezia. Anzi, ma gli ha menato serio, però. Che ore sono? Che ore sono? Ma come se la cilla dietro, però, boh. Ah, ma che bello Venezia, spettacolare. Siamo approdati a Venezia. Bussate pesce, alle 7.50 siamo in ritardo di 50 minuti. Vediamo come va. Però bella, sì, bella e bella. La diretta per 24, bentornato. Nido. Merda, sicurezza l'abbiamo. No. Non è che era solo perquisizione. Come l'impressione che sia tutto già un po' finito. Esatto. Il pullman in ritardo ci ha rovinato tutti i piani nell'unico giorno in cui potevamo essere a Venezia durante il festival. Abbiamo di conseguenza deciso di ritornare per altre 24 ore qualche giorno più avanti. Nel frattempo ci prendiamo il resto del poco tempo che ci rimane per cazzeggiare, sondare il territorio ed informarci sul festival, dato che né io né Tuzzo sapevamo come funzionasse. Le uniche nozioni che avevamo erano esclusività, prime mondiali e prestigio. Quindi abbiamo scoperto: il Festival del Cinema di Venezia è una manifestazione cinematografica di grande prestigio che ogni anno presenta un cartellone con pellicole di caratura mondiale, portando sul tappeto rosso del Lido di Venezia alcuni tra i registi e attori più affermati e famosi del nostro tempo. Durante la settimana vengono proiettati film in diverse sale cinematografiche del Lido di Venezia. I due palazzi più importanti contenenti queste sale sono Palazzo Casinò, dove si trova pure la sala conferenza stampa, dove attori e registi... Ragazzi, ricordatevi ragazzi, quello che potete giocare non un euro in più, mi raccomando, ti vengono intervistati. E altro palazzo ancora più importante è Palazzo del Cinema, quello del Red Carpet, che cazzo di fantasia, cioè madonna puttana, quali attori, registi, ospiti eccetera di Hollywood e non sfilano prima di entrare nell'appunto Palazzo del Cinema, quello dove si vedono tutte le foto tipo quest'anno a tutte influencer de merda che andavano là a far finta di dover fare foto, fanno sempre Giammo, però l'anno scorso. Posso sempre odiarle, posso tenere questo odio costante. Certo, però non è quest'anno, era solo quella. Situata la sala grande, nonché la sala dove vengono presentate tutte le prime dei film più importanti del festival. Oltre a questi due punti di interesse del Festival di Venezia, abbiamo due hotel importanti, dove le star soggiornano, fanno feste e cene. Uno è l'hotel Cipriani e l'altro, il più importante, è l'hotel Excelsior, dove stanno i maggiori VIP. E che per tutta la durata del festival... Che poi è il nome di mille hotel diversi, sì. A Roma ce ne stanno almeno tre, a Milano ce ne sta uno che si chiama
ferma così accanto alla stazione. Tival viene blindato da carabinieri. Inoltre all'hotel Excelsior troviamo il famoso molo dove tutte le star e gli ospiti attraccano con le barche pronti ad essere paparazzati. E niente, spoiler, ci siamo imbucati in ogni singolo luogo che vi ho appena citato. Buona visione. T'ha fatto pollice, let's goski e rock and roll e t'ha fatto... Tardo per tutto, ci siamo cambiati. Parlami d'amore, Mario. Poi bisogna mettere anche la camicia dentro i pantaloni. Che c'ho nel naso? Ce l'ho? Che roba da tossici sto festival in questo periodo. Perdito de Sucuna. Un cameriere. Io? Madonna. Sì, vabbè, bro, non è colpa mia se i camerieri si vestono come quelli che vanno alla prima. Mangialo allora. Infatti, così no. Sei caposala. Siamo la mafia italiana. Beh, però freschi, eh. Mazza, lui è freschissimo, è uomo a sinistra, ma molto fresco. Si sta mantenendo la ciolla, quell'altro. Non so se sono il GM. Stava molto lì. Tu non lo so come cazzo stai parlando. Stai parlando con uno sudato, ecco con chi stai parlando. E una volta rinfrescati abbiamo iniziato a perlustrare un po' in giro. Prima tappa, infiltrarsi nell'hotel delle star, l'Excelsior, che di sera viene blindato. Abbiamo fatto la mossa comunque, sì. Però non l'ho mostrata, cazzo, vabbè. Sono già entrati, sì. Non lo so. Abbiamo superato delle sicurezze e siamo entrati in questo albergo di lusso. Però nella hall dell'hotel tendenzialmente c'è poi sta... E mi sa che se lo blindano stanno... così con la polizia mi sa zero. Nemmeno. No, se mi nonno un cariola. Le mutande mezze viola, ti dirò. Possiamo andare, ci vuole così. Tu sei noi, mi è tornato ora. Ma stanno a vivere e mangiare. Minchia, oh. Sanno pisciare, non sanno. Magari quello è tipo il piscio di George Clooney. Certo. Siamo dentro l'Excelsior noi. Ma mi dicono che devo avere il pass. O mi devo prendere. Ok. E chi è questa che manata sta smaltando? Ah, ma da qua arrivano con le barche. C'è addirittura quella dei carabinieri alla barca. Che qua c'è carabinieri ovunque e mi dispiace dirvelo. Due soggetti non identificati vi sono scappati. Dopo un po' di perlustrazione e cazzeggio vario, abbiamo scoperto che la festa più esclusiva di quella sera era il party di Tim Burton, un famoso regista che ha presentato il suo film Beetlejuice, Beetlejuice. E questa festa era situata su un'isola. Un'isola piccola. Quindi, dopo aver raccontato una balla al tipo che gestiva il famoso molo, ci ha procurato una barca. Non ha senso. Ma come bro, comunque secondo me qualche pass ce l'hanno, dai. Dai, non è qualche possibile. Qualche pass ce l'hanno, perché non è possibile. Tu e ora si capire come esatto. Sto andare o con un altro gruppo d'amici che però... Io ho una barca qua, se Ok. Se vi mandano una barca, se pagate roba, bene. Esatto. Se volete andare, sapete che c'è qui. Sì, d'accordo. Prendiamo un taxi barca dal modo più esclusivo di... Ma però hanno pagato qua, hanno scacciato. Sicuro, al 100%. No, gli hanno detto. Alla festa più esclusiva del festival. Il festival sull'isola comunque dell'Europa. Entrarci è GG. Ma vediamo se entrano un attimo. Magari è quella là dove gli ha fatto una pompa a coso, a Kanye West, la tipa. No, documenti. Scusa, che notizia è questa? È vero, certo, un video. Si è fatto un trimo. Un boccacciuccio in barca e l'hanno bannato da Venezia, a Kanye West. Ah, non lo sapeva, perché non ti puoi far fare un bocchinone. Ma che smielate dell'alto c'ha bianca, anzi, ma... Ma è nel tax. You gay? Yeah, I'm gay, gonna. Sono dei coglioni. Se ci chiedono un invito arrivando sull'isola per spendere tutti i soldi, fra impazzisco. Pazzisco. Vuole salutare, vai. Saluta. Dai, ciao. Se arriviamo alla ciblina, no, impazzisco. Soldi, sì. Prima volta su Twitch, blur. Hai pure sbagliato. che? Mi ha detto prima volta su Twitch, blur. Però hai pure sbagliato. Comunque ci vuole ancora. Sta, Che ritardo. A mo' Scott, questo treno tocca arriva a 1250. Poi l'anzi famo piano piano. Marriott. No, P. Però adesso non mi blocca, non si dai. Mazza, che scarpe de merda. La festa non è qua. Dov'è? L'altra parte. Ah, d'altra parte? Sì. Ah, se sta a segà collina. Guarda, amico, puoi andare di qua, dopo ti vedi la... Sì. La
Ok, grazie. Con le luci là? Sì. Grazie. Vabbè, grazie mille. Ciao. Ciao. Sì, a mo' tanto adesso ci sarà tutta la cosa, il blocco, serio. Qualche modo ci riportano a Venezia gratis, ci scortano. Questi cazzi, cazzo ce ne fregano, bro. Sono i main character, noi. Cioè, allora, ci avete fatto tardare, ci hanno anche portato sul modo sbagliato. Ma poi vedi uno perma col telefono in mano, non capisco come fa. No, sì, effettivamente. Oh, è difficile. Noi siamo proprio qua. No, frate, secondo me non cucinano. No, no, è difficile. No, no. Siamo alla festa di Tim Burton. Siamo, state fuori. Approdiamo sull'isola. Riusciamo a sviare i buttafuori e ad entrare. Ma purtroppo, caso strano, sempre per colpa del ritardo di quel pullman di merda che ci ha sballato il tutto di 70 minuti, siamo arrivati che ormai c'era pochissima gente. Ma la festa che dura 70 minuti. Veramente, cioè, due secondi di festa? Fortuna. Abbiamo trovato il ritorno. Sì, però comunque già ci potevano entrare tranquillamente, pare, de capire. Eh sì, però era finita. Oh porco. Ma che cosa fa? Dopo questa ruota. Ma tu che cazzo fai pure? Ma dove vanno? Per spiaggia, guarda. Guarda, è spettacolo. Bello, bello. De boia, boia, de bimbi, fate i bravi, bimbi. A modino. Non alle tipe del video, presto, la ragazza riusciamo in chat. A arrivare dentro Palazzo del Casino. Oh, Descari, al giornate delle guardie. La cosa è incredibile, più sei convinto, più te fanno fa. No, no, frate, ma no. Ah no, loro sono tirati di le guardie stavano parlando e loro sono entrati, boh. Ma è vero, cioè più tiri dritto convinto senza titubare, più non ti controllano, Non abbiamo un cazzo. Abbiamo girato per gli uffici. Fatto una pausa bagno. Si è sfruttato il bagno per una bella cacata. Siamo finiti in sala stampa. Vabbè. Siamo arrivati qua. Che schifo. Vediamo. Lavorate, ma cos'è? Lavorate, sentite un insetto. Mi del fatto che avrei potuto portare qua dentro una bomba. Far esplodere tutto. È questo, ragazzi, il problema. Sono una brava persona. Ci siamo introdotti nella cabina di proiezione inventandoci una scusa. Certo, io mi invento una scusa io, zio porco, mi piano a pizza in faccia. Sì. Andiamo. Però ragazzi, scusatemi una cosa, mo non è per romper cazzo, ma cioè se magari ipoteticamente qualcuno dovesse vedere questo video adesso, no? Che l'hanno visto, l'hanno fatto e tutto, non sarebbero ipoteticamente cacabili di coglioni? Secondo me sì, pieno. Allora la festa forse no, ma qui sì. No, c'hanno una sbraga di denuncia. Vabbè, un video di corsa iniziava con lui che doveva far fare il processo. Se li prendi mentre stanno in tribù. Sì. Stiamo a proiettare in cabina di regia. Proiezione. L'obiettivo è proiettare il nostro cortometraggio. Porco Dio, toccherebbe metti i video solo abbonati. Elisa, grazie di 23. Oddio, sono subito bevuti, Ha fatto cenno di seguirlo, frate. Dai, sì, ma cioè questa è la fortuna. Ecco, Marzo, questo poi se chi ha messo là questo vede il video, poi questo magari via il volo. Esatto. Quello sì. Poi arriviamo all'entrata della sala principale. Aspettiamo che le guardie si distraggano. Erano letteralmente due ragazze. Una ad un certo punto se ne va in bagno. Cogliamo l'attimo. Si porco, ma che è Hitman? Vogliamo entrare dritto. Minchia davvero. Gli lancia il sasso a destra e Indra, ammiccando alla ragazza guardia rimasta. Non sto scherzando. Boh ragazzi, non può essere così facile, dai, andiamo. Chiuso al pubblico e proiettato per la stampa. Non riprendere il film. E così nasce infatti, alta definizione. Non riprendere il film. Loro sono invocati al cinema senza pagare, in un cinema più importante d'Italia. Festival di Venezia nel periodo più importante. Melo Andre, Melo Daffo, bentornato. Concluso il film, proiettiamo il nostro corto. Così poca vita e già viene proiettato al Festival del Cinema di Venezia. Ragazzi. Siamo così fieri del nostro capolavoro.
Ok, ottima macro. Ammazza come si vede però, eh. Minchia. Si vede di Cristo. È sull'iPhone. No, it's mine, it's mine. Are you sure about that? Yes, it's mine. No, it's mine. No, it's mine. Right, let's fight. Ma che cosa sto facendo? Ma che? Ma che cazzo sto a vedere? I'm sorry. I was wrong. That's your seat, not mine. No, I was wrong. I was wrong. No, I was wrong. No. Ok, c'è anche un lieto fine. Se potevano, giusto, ti giuro, giusto degli americani potevano trovare che i teschetti dicevano sì a fare una roba del genere. Sì, davvero. Cioè, veramente, cioè, giusto. Ma degli io vorrei americani. Spiegarvi in chat, ma non ve lo so dire. Che cosa mi devo dire? Ender, Melo, Andre, Emilio, bentornati. Non lo so, non so. Vorrei la recensione da Nanni di questo cortometraggio, oh, però. Boh, è tutto così senza senso, non riesco. Sì. E l'abbiamo fatta anche stavolta. Cuccioli, mi dispiace per voi e la vostra reputazione. Successivamente abbandonammo Venezia con il sangue amaro e una voglia di redenzione pazzesca. E poco ma prima, come redenzione? Ma è entrato ovunque. Incontrammo un personaggio molto utile. Ma quindi tu hai i tuoi cordini così rossi? Sì. E uno, ma... questo era ce la ciarciolo allora? Se ti lascio, a me non serve un cazzo perché tanto io sabato ho finito il contratto, vi lascio il cordino. Ah, perfetto. No, solo Sì, raga, questo non lo assumeranno mai più. Mai più. No, questo ha finito di lavorare. Porco. Top. E poi gli ha sparato un topperia missile Ozzo. E se il senso della vita fosse semplicemente vivere la vita stessa, corva, non è il sua. Il personaggio essenziale mi scrisse su Instagram. Io però posso darvi il mio badge dell'anno scorso che è arancione ed è praticamente uguale a quello nuovo e un altro cordino. E si propose di darmi anche il suo badge dell'anno scorso. Oh, grazie. Mario Balotelli, attatti, la battuta. Grazie, sei gentilissimo, cazzo. Questa volta sei più a te. Stava censuro poi. Ovviamente questo era un badge che, anche se non fosse scaduto, non varrebbe niente. Cioè, non ti fa entrare nei famosi palazzi. Ma anche se sto badge non serve a nulla, non importa, è pur sempre un badge, fa comunque scena, e se usato bene può fare la differenza. Guardate, questo è il badge, c'è scritto 80 sia sul badge che sul cordino, e invece sto festival è l'81. Poi, la faccia non è la mia, e il nome nemmeno. Sono comunque convinto riusciremo a farlo funzionare lo stesso. Quindi ora avevamo un cordino ed un badge, non nostro è scaduto, e un cordino e basta. Non male come inizio. Decidiamo di tornare il 4 settembre, il giorno della prima del film più atteso del festival, Joker 2. Siamo tornati, pronti a prenderci tutto. Si torna sempre dove siamo stati bene. Obiettivo di oggi: imbucarci nel palazzo più importante e sorvegliato, quello del red carpet, ovvero palazzo del cinema. Lì, avevo del gel in tasca perché mi sono dimenticato di lasciarlo nello zaino, quindi ci autoconvinciamo che il manager di Gaga ce l'avesse chiesto per Gaga, e la nostra missione è diventata portarlo a Joker e Gaga. Siamo tornati. Ma ragazzi, in... ma che cazzo? Però è geniale. Oh, l'hanno pensata, ragazzi. Sì, ragazzi, capito, no, bro, ma come può funzionare sta cosa? Per essere una cazzata se l'ha ingegnata bene. Cioè, come se te in tasca te picchi un dildo e dici chi te l'ha dato? Michael Jackson. Ma che cazzo ci deve credere? Però, Bisio, Lorenzo, è così surreale che diventa reale. Sì, è vero, Marzo. Cioè, è così, capito? Devi vedere da un altro punto di vista, sì. No, no, no. No, no, no. Oh, io te lo metterò nel culo. Un po'. Capita. Lasciano le guardie solo davanti. Dietro, dalla cesta della spiaggia. Ci sto incazzando insieme. Cazzi loro. Chi è? Chi è? Ah! Dici chi è? Ma non è. Come lo scalo? Gli italiani famosi davanti. Ma sì, ma era. Non era. Anna. No, beh, Gornikova. L'immagine. Ma chi hai visto The Bash? Stiamo attendendo il no, no, la ragazza. La prima di Joker. Ma di qualcosa Gaga, così. Arriviamo a portarti il gel. E davanti avevamo questo. Poi perché Lady Gaga vorrebbe del gel? Okay, Morla, Glory, bentornati. Ma perché dovrebbe chiederlo poi a lui? No, quello adiacente comunicante a Palazzo del Cinema. Mentre Tuzzo, che aveva solo il cordino, viene sgamato e non lo fanno entrare. Sgattaiolo via e mi accorgo che in quel palazzo non c'era nessuno. Ragazzi, e dovevo capire cosa fare al più presto per non destare sospetto. Fortuna vuole che incontro un professionista allenato che lavora nella società di pulizia dei palazzi. E faccio la prima grande mossa. Mi faccio scortare all'interno dell'obiettivo, ovvero Palazzo del Cinema.
Ma perché c'è questo, un fan suo? Mi sa che è un fan suo questo, l'ha detto prima Giammo, vai, senti. Può essere che è fan suo, sì. Ma che c'ha Prime? Bella merda, Red Bull è migliore. Sì, però bro, quello che lavora là lo devi censurare. Cioè questo sì, semmai sì, no, questo è di questo. La denuncia può arrivare. Eh sì, lo sta facendo entrare. Ridi, ridi. Ma a noi non ci hanno fatto fa porco di una via Monza. Trovo che per gli 11. Allora, io sto prendendo tempo con calma e con calma lascio fare un sopralluogo. Corse. Ok, si rimuove. Sono tutto sudato, ma sono dentro Palazzo del Cinema, proprio davanti al red carpet. Guardalo qui. Guardalo come fuma. Fuma. La mossa è stata fatta. Ora sto provando tramite contatti fatti qua far entrare anche l'altro boys. Io fra ho fatto la mossa. Mi fa ridere che se lo chiedeva come influencer sono... probabilmente lo facevano entrare comunque, sì, però. Sì, forse sì. Guarda red carpet, bro. Guarda. Nel frattempo rischio di venire beccato. Te lavori qua, vero? Io? Vedi? Sì, gira. Ah no, era un prank. Sciocchina. Porco di... Noi lavoriamo. Voi lavorate qua? Veramente. Bene. Noi lavoriamo qui, Italia. Veramente, sì. Cioè... comunque questa okay. È l'Italia. Come catering. No, no, come ragazzo che entra da lì. Gesto, Gali, casa, Gab, prima te bentornati. Siamo pronti a portare il gel a Gaga che mi aveva chiesto. Tuzzo da fuori si ricorda che il ragazzo che lavorava nel deposito bagagli era un professionista allenato e va a chiedergli il suo pass. Il tipo accetta e glielo dà. Abbiamo fatto il nostro deal. Ah, è stato un piacere, dottore. Certo, questo lo censuriamo, Buona fortuna. A lei. Ecco, altro baschetto sarà praticamente però niente. Però la faccia è una foto, da una parte. Ma almeno questo ha il numero 81 e fa comunque scena. Lo ribadisco, guardie. Me ne è scappato uno. Tuzzo mi scrive che è dentro a Palazzo Casinò. Contatto ragazzo scorta e manda a recuperare. Forse in America te sparano. Se scopri che fai una roba. Sparano, frate. Yannick Sinner? No, già ma. Vede, sta arrivando nel primo piano dalla parte del bagno. Il pischello fa entra pure l'amico. Biondo rosso. Ale Morgio, benvenuti, bentornati. Ti pare che sta stronzata a te. Forse. Ah, ah sì, comunque sì, se un terrorista vede questi video prende coraggio, secondo me. Cioè, sì. Dice, ma sai no, che c'è? Raga, forse... dai, no, c'è qualcuno, c'è del non detto. C'è allora, del non no, detto, vabbè, conoscono dai. Qualcuno dentro, perché sennò era impossibile, però raga, è facile entrare così, oh. Missione completata. Entrambi siamo dentro. Che cazzo di saluti? Ho portato ciò che mi hai chiesto, Gaga. Vabbè ragazzi, ma è un gel tipo da 2,30€, zi. Sì. Cioè, ma... capitare il pacco. Questo è quello che mi ha fatto perdere i capelli. Ma io la prenderei come una provocazione bruttissima quella. Stretta continua a scacciare. Todd. Mai più, eh? Mai più, mai più. Che forno di... Non ci sto. Ah, giochi il Phoenix così. Ho capito. Premio Oscar, Io... No, il gel. No, mi ha scammato. A Joker non piacciono i gel. No. Però l'ha guardato due volte e no, dai. Ah, non so perché, lui usa quello 10, questo è 8. Ah, non era abbastanza forte. Non era abbastanza forte il gel. Porca troia, quanta gente comunque. Ma serve infatti 10, secondo me il punto l'otto. È quello, che non è così tanto... Guarda, vedi come spingo. Che ci mangia, entra chi cazzo, te fa... Lo faccio ora così non prende più uno scatto. Ah, c'è lo stabilizzatore, gli va bene?
Allora quando arrivare gli metto la mano sulla videocamera. Sulla lente. Gliela panno. Bravo, dare fastidio ai giornalisti è sempre giusto. Caga, DJ, come hai chiesto? Si fa così, eh? Beh, questa è, è un po' riparata. No, alzati i professionisti. Sì, Joaquin Phoenix stava proprio così chill. Stava super chill. Cercando un... Ma clit, sta cazzone! Vai a vedere cosa va dietro. SPUXI, bentornati, raga. Sto tanto del gioco Celt, la canzone. Porco Dio, non è possibile, pure qua. Pure qua è arrivato, incredibile. Che cosa? Official Deluxe, dici? C'era Official Deluxe, poi però mi sono permesso di andare indietro con il video. Qui lo vedi subito, eccolo. Lo riconosci? No, non è Fabio, lo riconosci. Oddio. Guardalo, Delu. Eccolo, Official Deluxe, preciso. L'outfit è palesemente il suo. Di qui sappiamo che possiamo salire, perché lì vedi che c'è sono delle guardie. Sentiamo l'entrata in sala durante la proiezione di Joker 2. È sempre lì, guardalo. E questo qua, guardati, e gli fa dai, vai, passa. Ma che è questo? Ma mi accorgo che c'è qualcosa di strano. Mi stanno guardando tutti in una maniera strana. Mi rendo conto che me ne devo andare via presto da lì. Però è Sus, appena entrato fai grande mossa di aggiramento e esci, Sus. Sì, esatto. Guarda, fuori. Oh. No. Porco due. Ha rischiato, buongiorno, che bocce. Ah, sì, quello è pure buonanotte. O no? Perché uno si è avvicinato e poi non l'ho più visto. Io nel dubbio faccio una bella cagata. Quanto cagano sti due? Madonna, raga. Porco Dio, che smascella. C'è stato un attimo di pericolo, eh. Però è scampata. Porco Dio, ma tutto così bianco. Mi ha fatto il suo gel, quindi nel frattempo ne utilizzo un po' io. Che schifo, sui capelli già tutto. Mentre per messaggio cerco di capire dove sia Tuzzo, riesco a scattaiolare sul tetto, scavalcando delle transenne e deludendo tre guardie, raccontandogli che sono il figlio del presidente di Cinecittà. Va bene. Henry, gap per i due. Videocamera di merda non funziona. Ricordiamo che la videocamera di merda è quella che è stata sponsorizzata 5 video prima, eh? Per favore, teniamo a mente questa cosa. Sto pure davanti ai body, per... Vale, comunque sono sul tetto. Ok ragazzi, benvenuti, siamo sul tetto del Palazzo del Cinema. Lì c'è un bar che adesso andiamo a vedere se è free bar. Ho coperto. Sì, c'è l'open bar ed io non ho bevuto neanche un carice di vino. Sono stato un figo. Io sono entrato da quella porta lì, c'erano tre butta fuori. Ho fatto la mia solita faccia di pollo. Qua sotto c'è il red carpet. E sono su con Joaquin Phoenix perché loro... Phoenix! Perché loro il cinema non lo guardano, stanno sul tetto. Questi due che ho appena inquadrato e citato sono uno Joaquin Phoenix, attore che ha interpretato Joker 1 e 2. L'altro è il regista Todd Phillips. Lui ha diretto Joker 1, 2, Una notte da leoni 1, 2, 3, Trafficanti. E ha prodotto film come Project X, A Star is Born, eccetera eccetera. È un figo. È pieno di guardie e dentro quel gabbiotto in vetro c'è Joaquin Phoenix che al posto di guardarsi la prima è lì a mangiare. Un vero divo hollywoodiano. Ci ha raggiunto anche il nostro famigerato compagno. Okay, così. Una tagliata incredibile. Sì. Eccolo là, Joaquin sono. Non andare a conoscere. Sì, andiamo. Però come sta la cilla, frate? Bello chill. Ah, calicetto di vino. Accelere, siamo ancora qua dentro perché dopo c'è la festa, dicono, quindi... E dobbiamo dare il gel a Lady Gaga. Sì, non demordiamo. Non ci mancherebbe altro, scherzi. La terrazza sul tetto di Palazzo del Cinema dove stiamo noi ora, dopo le prime dei film, è il posto più esclusivo del palazzo. Signore e signori, è appena arrivata Lady Gaga. Eccola là. Una coca. Ma chi è lui? Ah, no. Sta limone. È un bro. Top. E niente, lì c'è Lady Gaga. È tutto così incredibile. Tutta, non so neanche che cosa dire. Cioè, non... Tutta mia. Sembra veramente assurda come cosa, comunque. Ora l'approccio.
Puoi dirmi che cosa guardi? Ma che cosa c'entra? Se mi odio, pure vuoi baciare. Guarda di Lady Gaga, sono tutti mezzi verso di lei, non la perdono di vista. Ammazza, ma perché Lady Gaga così Oh, Lady Gaga. E come è arrivata? Così in mezzo. Le vere star non hai posti, capito? Anche in America. Non ho avuto occasione di dare il mio gel. Mi sa che il gel alla fine non gli serviva. Befania Germanotta. Non so, fa scomodare la gente. La sorella lì? Non gli serve il gel. Veramente, guarda. Cioè, non si fa così, Gaga. No. We're leaving. We are leaving. Applauso. Ma vanno sempre dietro a un uomo con capelli lunghi qua. Potrebbero essere. La cucina del Maggioio. Dalla spiaggia, bro. Dalla spiaggia è una cazzata. Sì, è una cazzata, però. Sì, no? Sì. Siamo tornati. Ammazza, che figa! Beh. Missione. Lì ci stanno più pompini che cristiani, Finiamo a scroccare una barca che ci porta in direzione Hotel Cipriani. Certo, che sciocco, è vero. Joker, in compagnia di un regista russo e tre attrici. Facciamoci. Cioè, ragazzi, è surreale questa cosa, Se ci andavamo noi quattro, ragazzi, ammazzavano le botte. Arriviamo al Cipriani. È incredibile, Orso. Siamo all'altra parte di Joker, al Cipriani. Ora tenteremo di entrare. Recupero con toni manipolatori, bracciali per festa Joker da coppiata in uscita. Che belle lezioni rifatte, zio porco. Adesso inquadro le razioni di tutti perché non ha visto. No. Fede, vieni. Giambo sì. S.Leon, un ragazzo che si buca anche lui. Quanti? Due. Lui poco credisco. Da quelli che andavano via? Sì. Incredibile, hai visto distratto. Che non è mai stato così facile. Faccio la giocata evitando la parte dove chiedono i nomi per vedere se sei in lista e riesco ad entrare grazie al braccialetto. Qua c'era, diciamo, era nominato. Chi cazzo è Todd Phillips? Ah, spiegato bene, registra. Ah, ok. Là, Gaga. Madonna. Botti, grazie di due, bentornato. Dopo qualche minuto mi accorgo che un buttafuori si sta avvicinando a me e mi chiede il nome per controllare se fosse sulla lista. Che strano, è venuto a cercare proprio me. Ho come l'impressione fosse un professionista poco allenato. Sì, posso ripetere il tuo nome così? Dimmi un attimo. Todd Phillips, gli doveva dire qua. Prova ad inventarmi scuse, ma vengo cacciato. Mi hanno pure tirato il braccialetto. Join. Successo. Aspetta, me l'hanno tagliato. Merda, raga, stavo prendendo un cocktail di fianco a Lady Gaga. Ero lì per approcciarla. Sono venuto a chiamare fuori, figa. Per il cazzo di nome in lista. Ma poi? Beh, l'unico che ha fatto il lavoro suo, bro. Effettivamente. Ci mancherebbe. No. Mi sta per passare Lady Gaga davanti. Se rientravano impazzivo. Hi Gaga, sono profumi. Profuma. Ammirando di Gaga, veniamo rapiti da un gruppo di ragazzi che ci torturò facendoci fare un giro in barca per Venezia. Successivamente veniamo sequestrati da una ragazza del gruppo che ci rinchiuse in una camera di casa sua. Guarda, matrimoniale, ti faccio tutto mio. E ci diede da mangiare delle rocce facendole passare per biscotti dell'uomo. La mattina dopo ci costrinse a farli da ombrelline. Questa scena è qualcosa. Non è come sembra. Ah no? E ci fece prosciugare la mente con dei videogiochi. Tra l'altro Fortnite! Era una vita che non giocavo. Dopodiché sfruttammo sirene a acqua alta facendo domande per distrarre rapitrice. Noi le abbiamo sentite! Ci attaccano! È la fine! Come vuol dire che ha superato il 1,30 m? Ecco, riuscimmo a scappare, ce la demmo a gambe. Di corsa. Beh, t'ha scoperesti, zitto, pagliaccio. E scoperei pure a te, io. E sarebbe comunque la migliore. Bentornato.